Romeo. Quello che noi facciamo in questo laboratorio è soprattutto studiare le caratteristiche di percezione, di sensibilità, di comunicazione delle piante. Queste qui sono delle piante che provengono dal Paraguay, credo, queste olive. Vabbè, questo proprio è, diciamo, è impossibile non riconoscerlo. Queste sono delle piante grasse, è chiamato falso incenso, prova a sentire l'odore. La stragrande maggioranza dei composti volatili prodotti dalle piante servono comunque alle piante come forma di comunicazione. Questi sono dei peperoncini. Queste invece sono due cicas mie, proprio mie, che ho portato qui dentro perché a casa cominciavano a stare male. È una specie che era già presente al tempo dei dinosauri. Vede, noi siamo così orgogliosi di noi stessi, di noi uomini, perché abbiamo questo grande cervello che ci dovrebbe permettere di risolvere problemi, ma in realtà noi questo cervello lo usiamo nella maniera peggiore possibile, non per risolvere ma per crearne. Alla fine quello che conta è la capacità di sopravvivenza delle specie. Noi uomini, Homo sapiens, ha 300.000 anni. Questa specie qui ne ha 70 milioni. Io sono molto favorevole a qualunque progresso tecnologico. Credo quindi che questi sistemi ad alta intensità, siano essi idroponici, aeroponici, eccetera, hanno una loro ragion d'essere, hanno dei vantaggi indiscutibili. Per esempio consumano molta poca acqua. Sicuramente poter crescere anche grandi quantità di piante in ambienti urbani permette di risparmiare sul trasporto. Se noi pensiamo a questo tipo di coltivazione come una coltivazione da attuare in particolari situazioni, va benissimo. Se noi la invece immaginiamo come il futuro della coltivazione per la nostra specie, beh, stiamo secondo me facendo un errore enorme. Quando noi pensiamo all'agricoltura, riteniamo che l'agricoltura abbia come unico scopo quella della produzione di alimenti per l'uomo. Beh, non è solo quello, non è affatto solo quello. L'agricoltura e l'agricoltore a qualunque livello, dal bracciante che lavora la terra fino a colui che gestisce i campi, è il vero e proprio custode anche del territorio. Il fatto che l'Italia si trovi oggi con una situazione idrogeologica catastrofica è dovuta al massiccio abbandono delle terre agricole dagli anni 80 a oggi. Una pianta è piantata in terra, è radicata, ancora è troppo presto. Però capiremo che questi esseri viventi sono complessi, hanno delle strategie, hanno una loro vita che io non esito a chiamare vita interiore, che noi ancora non comprendiamo. E vedere qualunque forma di vita bloccata, inscatolata e mantenuta all'interno di condizioni che sono immaginate e decise da noi, a me per ora continua a fare un po' pena.